Berori e bentornati in questo nuovissimo video. E come vi avevo promesso, ecco a voi le sfide della torre con i team esotici con il capitano Aglioni. Ma prima di andare nel gioco, ragazzi, vi chiedo di lasciare un bel pollicione all'insù, condividete il video, attivate la campanella, iscrivetevi per altri video del genere e commentate qui sotto per i team esotici. Ma intanto, bando alle ciance, andiamo a vedere il team esotico. Eccoci qua, ragazzi, questo è il team esotico come vi avevo già promesso nelle live. Capitano Aglioni, nonché il capitano dei... capisci a me? Poi abbiamo Gil Thunder, Rumiru e Gillian. Le pocce, raga, le pocce, guardate le pocce. Allora, ragazzi, vi faccio vedere un attimo al volo veloce le abilità dei PG che abbiamo messo per capire come li volevamo combare insieme. 10% di aumento alle statistiche e agli attacchi di tutti i PG, attributo verde, quindi PS. Gil Thunder l'abbiamo messo per la sua special e la mossa che c'ha di boostare l'attacco, cioè questa. Rumiru l'abbiamo messo come cura del team per farci durare di più. E gli alleati ovviamente guariscono per il 5% dei PS che ci vengono tolti ogni turno, che non è buono. Invece lei, la pocciona, ragazzi, la sua unica, aumenta del 30% i PS degli alleati con attributo appunto verde. È interessante sto team. Allora, quale sarà lo scopo di questo team che abbiamo creato? Ovviamente Rumiru che deve curare Aglioni, che si deve prendere i colpi degli avversari, Gil Thunder arrivare alla ulti insieme ad Aglioni e shottare prima i due, come potrei dire, orchi quelli puzzolenti, e poi tentare di shottare la doppia vita di King. Andiamoci a provare. Eccolo qua e si inizia. Buone le carte sono buone. Come prime carte ci siamo. Mo ci prendiamo sicuramente il primo attacco. Sì, vorrei il cecio. E niente, pure lui deve dare fastidio. Lui sicura. Va bene, ci interessa poco. Al momento... io uso la provocazione di Aglioni, faccio attaccare lui. Non curo Rumiru. Non lo voglio curare. E attacco di Gil Thunder. Vediamo se può funzionare quello che abbiamo avuto in... 142.000, 312 Gil Thunderino. Attenzione, il nostro team Exotic. Ecco, ora non abbiamo pescato la carta della protezione di Aglioni. Questo è un po' un problema. Ma come la risolviamo? Io la risolverei così. Curiamo Rumiru così non lo perdiamo. E ci rivado di Gil Thunder semplice. Il boost sull'attacco me lo conservo per le special. Se ci arriviamo, sempre se ci arriviamo, belli miei. Eccola. Resista. Calma. Rumiru. Pallina d'acqua. O slime, perché molti puristi mi diranno slime, ma va bene così. Allora, questo vuole curare. Io non devo farlo curare, quindi... Vado di questa. Ulti di Gil Thunder, incrociamo le dita e ce ne togliamo uno da davanti. Lightning 333.000 di ulti. Dai, impegna di Gil Thunder. Non me l'ha sciolto per un soffio. Resisti Rumiru che ti devo curare. Resista. Buono. Attivo la provocazione. Riguro Rumiru e andiamo avanti così. Sicuri? Bomba.
Speriamo di resistere alle ulti loro. Mamma mia, vedete Alioni, raga, come incassa senza battere ciglio. Vabbè, King, muoviti. Ucch. Brutto colpo. Non ci voleva sta pietrification. Curiamo Rumiru. Siamo ancora di Kill Thunder. Diventa fastidioso sta pallina d'acqua se si inizia a curare. Basta, fermi. Figurate troppo. Questo c'ha la ulti, però. Ma raga, dobbiamo provarlo a buttarlo giù. Uno deve andare via. Sempre un attacco in meno. Vada pallina, lo inondi, lo inacqui. Il colpo dello spitoffio. Sì, però è impossibile che mi rimane sempre con quello schifo di vita. E qui allora abbiamo bisogno di Alioni, il nostro capitano, che deve risolvere la situazione. A few moments later. Ok, ottimo punto. Abbiamo due ulti. Io curerei Rumiru prima. Questo ci farà tre mosse. Ci provo, raga, ci devo provare per forza. Anche se me la rischio. Vai, doppia ulti, sperando di shottarlo. Vada capitano Alioni, mandi i suoi uomini, faccia un po' di danni sostanziosi. Shottato. Via il primo, andiamo sul secondo. Vada Kill Thunderino del fulmine, l'abbiamo già vista, ce ne frega poco. Shottato pure il secondo! E let's go, il team Exotic, pazzerello tutto pieno di brio. Si vola, ohio. Le carte, un po' così. Allora, lui adesso si cura. E adesso rascio le mosse finali, quasi quasi. Sì, sì, sì. Sì, 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 raga. Mi riservano le ulti da farli. Oh, Alioni. Bravo anche Kill Thunder. Ragazzi, sto team esotico è veramente qualcosa di pazzurdo. Mi sono spostato perché ho visto che vi coprivo un po'. Il nostro team pazzurdo esotic. E io ora andrei così. Allora, lui c'ha un attacco ulti. Allora, questo me lo conservo per dopo. E lo riattacco, raga. Vediamo se funziona sta tattica. Se ho fatto una grossa cappellata. Dopo ulti di Kill Thunder. Ecco, lo sapevo che lui si curava. Resistete, resistete. Resistete al colpo dello spitoffio. E si vola, bomberoni. Ciao Rumiru. Sei stato simpaticissimo in mezzo a noi. E arriva lei, le pocce. La pocciona. Allora, qui andrei di boost. Sì, mi metto in provocation e special di Kill Thunder. Se si impegna Kill Thunder un pochino può fare dei bei danni. Vedete, guardate il capitano Alioni. Mamma mia, raga, tiene testa a King e stai cura. Io mi discrocchio da questa cura.
Resistono a un'altra ulti. Dragil Thunder, stringi i denti. E questa se recura, si ricura, si cura e si ricura. Allora, ti devo andare a cercare di fare il più male possibile. Vada, Capitano Aglioni, vada. Non ci deluda, Capitano. Forza. Un milione e 350. Grande Capitano. Deve resistere. Devono resistere. Buono, l'ha sprecata questa per curarsi. La vedo dura. Noi andiamo a usare questa e uniamo le due carte. È dura resistere a sta ulti. Anche se abbiamo un'altra volta la special di Aglioni. Il Thunder ci saluta. È un problema, raga. È un problema. Resisti. Bravo, Capitano. Che l'ha pietrificato. Allora, adesso dobbiamo sperare che attacchi lei. Potevi pietrificare la tizia? No. Bravo, attacca lei. Bravo. Attacca di nuovo lei. Ce la giochiamo tutto sulla special finale del Capitano. Il nostro Capitano Aglioni, raga. Capitano, è tutto nelle sue mani. E nelle mani di sti quattro tizi qua un po', che uno mi sembra un po' tuberanza, raga. Eccolo, eccolo, eccolo. Boom! 2.150.000. Scusatemi, raga. Il team esotico. Let's go. Rompiamo ogni schema di Seven Deadly Sins. E poi non mi dite che non ve l'avevo detto. Si può fare tutto con tutti i personaggi se studiamo le abilità. Belli miei. Ragazzi, quindi che cosa dirvi? I team esotici funzionano, farò uscire anche quello che abbiamo fatto del secondo piano perché l'abbiamo fatto in live, quindi capisci a me. Ragazzi, grazie a tutti, un bacione, consigliatemi altri team esotici. Bella Bobberoni!